sia chi aveva perso quelle elezioni. È un rimpasto maturato nel corso dei mesi e che nelle scorse settimane ha visto il sindaco di Agrigento Marco Zambuto impegnato in una serie di incontri con gli esponenti di quasi tutti i partiti rappresentati in Consiglio Comunale. Alla fine però qualche ingranaggio è saltato con l'uscita di scena di UDC, MPA, Italia dei Valori e in particolare del Partito Democratico, dato per sicuro fino a poche ore prima della presentazione della nuova giunta. Alla fine entrano nella nuova amministrazione solo tutte le correnti del PDL, da Alfano a Cimino fino agli ex-AN e anche gli ambientalisti. Ma ecco chi sono i nuovi assessori. A rappresentare l'area ecologisti democratici l'agronomo Olimpia Campo, dirigente dell'azienda Foreste Demaniali di Agrigento, è stata fortemente voluta dal consigliere comunale Giuseppe Arnone. Per la componente del PDL Sicilia, che fa capo al vicepresidente della regione Michele Cimino, è stato designato assessore Roberto Campagna, giovane architetto vicino alle posizioni dell'ex sindaco Aldo Piazza. A rappresentare gli ex AN della corrente Scalia, Elio Cordaro, 63enne pensionato fino a meno di un anno fa direttore amministrativo dell'ASP di Agrigento. Ultimo esponente del PDL, ma della corrente che fa capo al ministro Angelino Alfano, l'attuale consigliere comunale Giuseppe Putrone, dipendente del consorzio provinciale allevatori di Agrigento, è stato eletto nel 2001 nella lista di Forza Italia. Due nuovi assessori designati direttamente dal sindaco Zambuto, Luca Spinnato e Angelo Larrosa. Il primo ha 35 anni ed è consigliere comunale. La sua elezione è avvenuta nel 2007 con la lista civica di Marco Zambuto. Infine l'imprenditore Angelo Larrosa. Per lui non si tratta questa della prima esperienza nell'amministrazione comunale, essendo già stato assessore alla Polizia Urbana. Nuovi assessori ma anche nuovi consiglieri comunali. Luca Spinnato e Giuseppe Putrone lasciano libere infatti due poltrone dell'Aula Sollano. A sostituire Spinnato è il primo dei non eletti della lista Zambuto, e cioè Angelo Principato, già assessore comunale di Agrigento. Infine il posto di Putrone verrà occupato dal primo dei non eletti di Forza Italia, Franco Galvano, anche lui vicino alle posizioni del ministro Angelino Alfano.